Buonasera e benvenuti a Rebus, questioni di conoscenza. C'è chi guarda al cielo con un'ansia crescente ed il sospetto che stia avvenendo qualcosa a nostra insaputa, qualcosa contro la nostra salute. C'è chi ha il sospetto, e si tratta di un numero di persone che cresce di giorno in giorno, che qualcuno rilasci scie chimiche indebitamente. Vogliamo capire e conoscere, mossi solo ed esclusivamente dalla verità. Questo è lo spirito di Rebus e con questo spirito questa sera vogliamo affrontare la questione scie chimiche. I nostri compagni di viaggio, a partire dalla mia sinistra, Massimo Santacroce, che possiamo definire tranquillamente uno scienziato, appartiene all'Istituto di Fisiologia Generale e Chimica Biologica Esposito di Milano. Grazie per essere qui con noi. E Rosario Marcianò, buonasera. Un informatico che potremmo quasi dire suo malgrado, da 2 anni e mezzo dedica tutto il tempo che gli resta dalla vita professionale, dalla vita familiare, alla ricerca della verità, la verità sulle scie chimiche. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Cominciamo dall'inizio e voglio subito ringraziare Rosario Marcianò perché queste puntate che dedicheremo al fenomeno delle scie chimiche si baseranno in buona parte sul materiale che ci ha fornito lui e ci ha fornito anche Massimo Santacroce. Un materiale che è costato anni di ricerca e che ha prodotto un allargamento della voglia di capire e di conoscere nella gente. Cominciamo dal principio perché vogliamo capire che cosa sono le scie chimiche, che cosa sono le scie di condensazione e quindi quando, guardando al cielo e vedendo una scia emessa da un aereo, dobbiamo pensare che si tratti di qualcosa di sospetto. Scie chimiche, chemtrails. Di cosa stiamo parlando? Le scie di condensa sono provocate dalla trasformazione del vapore acqueo prodotto dalla combustione del carburante in aghetti di ghiaccio, causata dalle condizioni di umidità, pressione e temperatura che si riscontrano solo ad alte quote di volo. Secondo la NASA, le contrails si formano quindi ad altitudini in genere superiori ai 9.000 metri, valori di umidità relativa superiori al 72% e temperature inferiori ai meno 41 gradi Celsius. Qualsiasi velivolo che rilasci copiose scie a quote inferiori e condizioni di umidità e temperature non idonee è un aereo chimico. Il nome scie chimiche è la traduzione del termine chemtrails, coniato per la prima volta nel 1996, anno in cui in Canada si ebbero i primi avvistamenti delle medesime. Le scie chimiche vengono definite tali per il semplice motivo che non sono scie di condensazione, contrails, ma sono generate artificialmente, a quote e condizioni di temperatura ed umidità non idonee alla formazione delle scie di condensa tipiche. I governi ed i militari hanno eseguito sperimentazioni su aree popolate sin dalla fine degli anni 40 e su questo è stata raccolta una documentazione impressionante. Con incredibile disprezzo della vita umana, i governi di ieri e di oggi hanno compiuto e compiono tuttora esperimenti su cittadini inermi ed inconsapevoli. Nel 2003 l'Italia ha stipulato un accordo di collaborazione con gli Stati Uniti denominato Cooperazione Italia-USA su scienza e tecnologia dei cambiamenti climatici. Questo accordo ufficialmente è volto allo studio dei fenomeni atmosferici, ma in realtà, come si deduce dai vari paragrafi del documento, implica la diffusione di sostanze chimiche dannose in atmosfera tramite aerei opportunamente attrezzati per verificare gli effetti delle stesse sulla biosfera. Abbiamo reperito decine di brevetti acquisiti in seguito dalla NASA e da altri organismi statunitensi che permettono la modificazione dei fenomeni meteorologici attraverso il cospargimento aereo di elementi chimici come alluminio, zolfo, titanato di bario, torio radioattivo, rame, selenio, manganese, quarzo, silicio.
L'irrorazione di tonnellate di particolato in bassa ed alta atmosfera in vaste aree del mondo sta modificando in modo irreparabile gli equilibri climatici e biologici. E seppure queste operazioni di aerosol vengano spacciate per tentativi di mitigare l'effetto serra, esse invece sortiscono l'effetto contrario. È infatti dimostrato che la barriera artificiale creata tramite le scie chimiche, oltre ad impedire il passaggio della luce solare necessaria per la vita sulla Terra, imprigiona il calore negli strati bassi dell'atmosfera, con un conseguente aumento delle temperature. Non dimentichiamo inoltre che il lungo periodo di siccità che affliggerà varie parti del mondo è senza dubbio causato dalla massiccia diffusione di bario in atmosfera. Se veramente tali operazioni di aerosol fossero mirate a mitigare l'effetto serra, per quale motivo aerei cisterna KC-135 volano bassi nelle ore notturne? Voglio fare subito una precisazione, perché è molto probabile che il lavoro che ci apprestiamo a compiere con queste puntate di Rebus possa essere bollato da qualcuno come di parte. La maggior parte delle fonti di informazioni che utilizzeremo provengono da chi in qualche modo può essere ricompreso nella categoria dei complottisti. Voglio dire però che abbiamo esteso l'invito a partecipare a questa trasmissione a diversi responsabili, esponenti, esperti del volo e anche esponenti di governo. Soltanto una piccolissima parte ha accettato di partecipare alla trasmissione e comunque in forma abbastanza ridotta. Avremo dei collegamenti telefonici. Questo mi sentivo in obbligo di dirlo, prima che qualcuno possa bollare la trasmissione come di parte. Lo spirito di Rebus è quello di capire e di conoscere, ed è solo la verità che ci interessa. Vediamo i nostri ospiti. La differenza fondamentale tra Massimo Santacroce e Rosario Marcianò sta in questo. Rosario Marcianò è un appassionato ricercatore, mentre invece Massimo Santacroce è un ricercatore appassionato. È a lui che demandiamo in qualche modo la spiegazione scientifica di questo fenomeno. Abbiamo sentito in questo video che ha realizzato completamente Rosario Marcianò come si differenziano le varie scie. La cosa che ci interessa capire subito in prima battuta è come possiamo distinguere scie di condensazione, cioè scie perfettamente normali, scie che vengono emesse normalmente dagli aerei, e scie che possiamo ricomprendere nella categoria sospette. Qual è la differenza? Sì, dunque dobbiamo partire appunto da come vengono formate le scie di condensazione degli aerei, cioè le scie normali. Noi tutti abbiamo sperimentato nelle giornate d'inverno, quando noi respiriamo, il respiro caldo che esce dal nostro corpo si miscela all'aria fredda che abbiamo all'esterno. Si forma quindi una piccola nuvoletta che tutti abbiamo visto nelle giornate di freddo. Questa è praticamente una nuvola di miscelazione tra l'aria calda che esce dal nostro corpo e l'aria fredda che è presente all'aperto. Come tutti sappiamo, questa nuvoletta si dissipa in poco tempo, è fatta essenzialmente di piccole goccioline d'acqua, cioè il vapore d'acqua che presente nell'atmosfera condensa, cioè passa dallo stato di vapore allo stato liquido. Quello che succede in atmosfera a 10.000 metri è esattamente lo stesso processo, il processo che si chiama il mixing cloud, cioè una nuvola di miscelazione. L'aria calda che esce dal motore, aria molto calda, è ricca di umidità, cioè ricca di acqua allo stato di vapore. Quest'aria calda si miscela con l'aria fredda. Noi sappiamo che a 8-10.000 metri la temperatura è di circa meno 40 gradi. A questo punto si forma una nuvola di miscelazione che lentamente raggiunge dalla temperatura alta la temperatura di meno 40 gradi. In questo modo l'umidità, cioè il vapore d'acqua che è presente nello scarico dell'aereo, condensa e passa quindi da vapore a liquido. Ma trovandoci a meno 40 gradi il liquido congela e quindi si formano dei piccoli pezzettini di ghiaccio. Questo quindi è il processo che succede normalmente. Quali sono quindi le condizioni che abbiamo bisogno perché si verifichi questo processo? La temperatura, meno 40 gradi, e la quota per avere questa temperatura, cioè dagli 8.000 metri in su. Appare quindi chiaro che se noi osserviamo una scia bianca di un aereo che si trova a una quota inferiore agli 8.000 metri, 4-5.000 metri, non abbiamo le condizioni perché si verifichi questo processo di mixing cloud. In questo modo, se noi riusciamo a dimostrare che un aereo si trova a volare a una quota inferiore agli 8.000 metri, ma produce una scia,
possiamo dire che non è una normale scia di condensazione. Allora, fissiamo questo primo punto, perché è il punto più importante sul quale dobbiamo basare tutto il nostro ragionamento, senza il quale corriamo il rischio di ragionare sul nulla. Le scie che noi vediamo emettere gli aerei ad un'altezza di 8000 metri in su, esatto, sono normalissime scie di condensazione, dovute ad un naturale processo chimico. Esatto, però quelle che avvengono al di sotto di questa quota devono insospettirci. Esatto. C'è un però. Sì, c'è anche da dire che non sempre esistono le condizioni sopra gli 8000 metri per formarsi queste scie. Questo sono, vuol dire che non è obbligatorio che sopra gli 8000 metri si debba emettere, esatto, una scia di condensazione. Possono esserci le condizioni o possono anche non esserci. Di certo, sotto gli 8000 metri, a 4-5000 metri, queste condizioni non ci sono alle nostre latitudini, cioè in Italia. A questo punto entrano in gioco le due categorie che si confrontano sul tema delle scie chimiche, e cioè chi sostiene che al di sotto dei 7000-8000 metri non ci siano scie di condensazione e chi invece sostiene di sì. Chi sostiene di sì, come Rosario Marcianò, non lo fa semplicemente a partito preso, semplicemente con un'idea precostituita, ma lo fa sulla base di che cosa? Beh, innanzitutto la quota può essere determinata anche da un fattore ottico, poi però potremo vedere anche che ci sono, ecco, dei forniamola sistemi... questa informazione, perché è importante. C'è anche un modo visivo per identificare la quota di un aereo, cioè guardando le nuvole? Allora, le nuvole possono essere utilizzate come punto di riferimento. Se noi conosciamo bene i vari tipi di nubi, possiamo capire quali sono le nubi basse, quali sono le nubi medie, quali sono le nubi alte. Le nubi basse, ce ne sono diversi tipi, sono le classiche nuvole dette del bel tempo, per esempio, oppure gli stratocumuli. Sono nubi che passano da una quota di 1600 metri minimo a un massimo di 2300 metri. La cosa che fa insospettire e che ovviamente a mio modo di vedere dà la dimostrazione inequivocabile che la quota di questi aerei è inferiore a quella canonica per la formazione delle contrails, delle scie di condensazione, è che questi aerei si osservano volare al di sotto degli stratocumuli oppure al di sotto delle nubi da bel tempo. Quindi se queste nubi sono alte 2000 metri, questi aerei volando sotto sono più bassi. Questo dato però, Santa Croce mi correggerà se sbaglio, può essere facilmente contestato da chi è abituato a prove scientificamente controllate. Il punto di osservazione di chi sostiene di aver visto un aereo passare sotto le nubi basse emettendo una scia è un dato abbastanza aleatorio che può essere contestato. Occorrono delle prove che abbiano una verificabilità oggettiva. La cosa è molto difficile, se non addirittura improbabile, specie se si dispone di strumenti rudimentali. Però Rosario Marcianò in qualche modo ci è riuscito. Vediamo insieme questo video e chiederò a Marcianò di commentarlo assieme. Si tratta di un vero e proprio test, una vera e propria prova, e lo dice anche il titolo del filmato, che lei ha condotto. Vuole descrivercelo? Sì, è molto semplice. Ho avuto questa intuizione già molto tempo prima di riuscirmi a procurare lo strumento adatto. Quello di cui necessitavo era un puntatore laser che non superasse i 4000 metri di portata. Lo abbiamo visto e ne stiamo vedendo anche la scheda tecnica. Quindi, oltretutto, questo tipo di puntatore laser è perfettamente legale perché ha una potenza inferiore ai 5 milliwatt, quindi può essere acquistato senza problemi. Sono partito dal presupposto che gli aerei che sorvolavano la verticale della mia abitazione non erano aerei di linea, quindi ho scavalcato tutte quelle che sono le classiche diatribe che si possono mettere nel discorso della legalità di puntare un fascio di luce contro un aereo. Nel caso specifico io... Cosa stiamo vedendo adesso? Stiamo vedendo il fascio di luce del puntatore, sì, laser puntato verso... Verso la scia e verso l'aereo stesso. Vediamo che a un certo punto c'è un'illuminazione. Sì. Che cosa vuol dire? In pratica il fascio di fotoni che compongono la luce laser
ha colpito la carlinga dell'aereo sulla pancia e puntandola anche in diversi altri punti è riuscita a illuminare anche la scia, che io definisco appunto in questo caso chimica. Ora la logica vuole che se il puntatore laser ha un fascio che non supera i 3500-4000 metri, se riesce a colpire la pancia del velivolo vuol dire che questo velivolo non è certamente a quote superiori o vicine agli 8000 metri, ma senza dubbio a quote vicine ai 4000. Si tratta di una prova molto importante, perché grazie alla sua intraprendenza, con questo filmato noi abbiamo la prova che un aereo che emetteva scie volava al di sotto dei 4, non solo al di sotto dei 7000 o 8000 metri, ma al di sotto dei 4000 metri. Quindi molto basso. Tra l'altro, la cosa anche interessante è che alla quale molti non danno importanza è che questi aerei vengono identificati in maniera molto semplice, molto facile, anche durante le ore notturne. Se volassero a quote superiori agli 8000 metri non potrebbero essere visti. Invece si distingue bene la sagoma, si distinguono bene le luci d'ingombro e soprattutto si ode il rombo. E facendo anche un calcolo della trasmissione dei suoni si è potuto verificare che un aereo che sorvoli a quote superiori agli 8000 metri non può essere udito. E anche questa è una prova Santa Croce, due domande in successione. La prima, a suo modo di vedere e secondo la sua esperienza, questo genere di prova ha una validità? Sì, questo genere di prova mi convince, è molto convincente, al punto che se ripetuto, quindi se abbiamo più prove di diversi sorvoli a questa altezza, perché chiaramente una prova va ripetuta, va confermata, se abbiamo questi dati, se abbiamo una statistica delle temperature relative alla quota di 3.000-4.000 metri che ci indicano in un periodo di tempo, diciamo di un anno, due anni, che a quella quota non ci sono le temperature idonee per avere la formazione di contrails, a quel punto il dato diventa convincente ed è anche possibile pensare di pubblicare questo dato. Seconda domanda, la più importante, esiste una possibilità che un aereo che vola al di sotto dei 4.000 metri possa emettere una scia di condensazione, cioè una scia naturale? Esiste questa possibilità solamente, che io sappia, in Alaska, dove ci sono temperature anche al suolo di meno 30 e quindi in questo caso è possibile avere già in partenza una scia di condensazione. Marciano, dove l'ha girato quel video? Allora, questo video è stato girato nel mese di luglio a Sanremo, quindi sopra la mia abitazione. Quindi diciamo diverse migliaia di miglia lontani dall'Alaska e non soltanto, in piena estate. Con una temperatura che quel giorno raggiungeva superava abbondantemente i 30 gradi centigradi. E poi è semplice, basta fare un calcolo, per ogni chilometro di elevazione ci sono 6 gradi in meno. Quindi supponiamo che questo aereo appunto volasse a circa 4.000 metri di quota, la temperatura non poteva raggiungere i meno 40 gradi centigradi. Stiamo parlando a Rebus questioni di conoscenza di scie chimiche. Si tratta di un argomento molto complesso, difficile anche da capire, perché presenta numerosi aspetti tecnico-scientifici che vanno compresi e non è assolutamente cosa semplice riprodurli in una trasmissione televisiva, né fare in modo che quello che stiamo dicendo diventi, come dire, usufruibile da parte di tutti. Però siamo arrivati a questo punto della trasmissione, appena iniziata, ad una importante triangolazione. Abbiamo individuato quali sono le discriminanti che ci debbono permettere di riconoscere una scia emessa da un aereo naturale, una scia di condensa o di condensazione, si può dire in entrambe le maniere, e poi abbiamo ottenuto un dato convincente, ovvio, perché possa essere approvato scientificamente anche da una commissione di tecnici. L'esperimento va riprodotto in laboratorio, va riprodotto più volte e occorrono una serie di circostanze verificate e verificabili. Questa è la prova di un appassionato ed è una prova convincente dell'esistenza di velivoli che al di sotto dei 4.000 metri emettono scie. Scie che secondo le leggi della fisica, della chimica e di tutta la scienza conosciuta
almeno fino ad oggi, non sono scie di condensa o di condensazione. Per noi sono scie sospette. È possibile che siano scie chimiche. Questo è l'interrogativo che ci poniamo in questa trasmissione. Ma Marciano si spinge oltre e cerca di immaginare quali potrebbero essere i veri scopi di questa irrorazione chimica indebita. Quali sono gli scopi delle scie chimiche? Perché vengono diffuse? Queste sono le domande legittime che molti si pongono. Proviamo a fornire delle risposte. In primo luogo, le scie chimiche contengono sostanze in grado di modificare i fenomeni meteo. I sali di bario ed il gel di silicio, ad esempio, assorbono l'umidità atmosferica, riducendo drasticamente le precipitazioni. Inoltre, le scie, formando una patina che filtra i raggi solari, danneggiano le colture tradizionali, che abbisognano sia di luce sia di acqua. In questo modo si rendono necessarie le sementi OGM. Non è un caso se da anni molte multinazionali agroalimentari esercitano pressioni sull'Unione Europea affinché siano accettati gli OGM. Vari elementi chimici poi sono irrorati per ottimizzare la ricetrasmissione dei segnali radar e per favorire una migliore propagazione delle onde radio a fini militari. Sempre in ambito bellico, la manipolazione della ionosfera e l'irrorazione di sostanze chimiche permettono di accecare i radar e i satelliti nemici. Con i voli sono diffusi nell'aria spore di funghi, virus e batteri nell'ambito di pericolosi test sulla popolazione. È evidente quindi che l'operazione scie chimiche si inquadra negli obiettivi del complesso militare industriale volto ad aumentare a dismisura il controllo dell'economia globale. Le scie chimiche sono dunque un'arma per il controllo del clima e per soggiogare quei paesi che non intendono piegarsi al nuovo ordine mondiale. L'operazione si basa su di una serie di brevetti acquisiti in seguito dalla NASA, dalle forze militari statunitensi, russe, cinesi, brevetti che si sono tradotti poi in tecnologie belliche e di geoingegneria. Gli interessi in gioco, come si vede, sono molteplici ed è per questo motivo che sia le istituzioni sia i media ufficiali negano la stessa esistenza del problema, riconducendo le attività di avvelenamento del pianeta a normali voli di linea e dalle rarissime scie di condensazione. Noi sappiamo invece che essi mentono per nascondere una verità inconfessabile. È nostro dovere fermarli prima che sia troppo tardi. Tra poco scopriremo che non sono soltanto gli appassionati come Santa Croce e Marciano a voler capire la verità sulla questione scie chimiche, ci sono anche le istituzioni e non soltanto, ci sono anche delle parziali ammissioni da parte di governi stranieri. Quello che vogliamo affrontare questa sera è il problema, la questione delle scie chimiche. Vogliamo capire e conoscere se qualcosa nei nostri cieli sta avvenendo a nostra insaputa e soprattutto se sta avvenendo ai danni della nostra salute. Abbiamo parlato, prima di salutarci per l'interruzione, del coinvolgimento nello studio di questo argomento da parte delle istituzioni, ma non soltanto,
Ci sono anche, possiamo definirle così, delle parziali ammissioni da parte di governi stranieri. Ammissioni che ci dicono che la tecnologia di irrorazione chimica nei nostri cieli è una cosa reale, è una cosa che avviene già, ufficialmente per altri scopi. Sentite questo servizio mandato in onda dal TG1 qualche tempo fa a proposito di una manifestazione nella Piazza Rossa a Mosca. Si può evitare la pioggia per salvare importanti manifestazioni internazionali? Sembra di sì, e i russi sarebbero maestri. Gli esperti russi sarebbero maestri nel controllare le condizioni meteorologiche per evitare che pioggia e maltempo possano rovinare importanti manifestazioni. Come fanno, ce lo spiega il corrispondente Alessandro Cassieri. Sembrava una leggenda metropolitana e invece era un segreto finalmente svelato. Riuscire a non far piovere là dove il cerimoniale entrerebbe in crisi, come ieri durante la festa per le celebrazioni del 9 maggio. Pioggia su Mosca, dicevano le previsioni, e invece nulla. Putin e i maggiorenti russi hanno potuto rimanere anche stavolta sulla Piazza Rossa senza ombrello, grazie a 12 aerei che hanno sorvolato il centro della capitale, scaricando sulle nuvole un composto fatto di azoto, iodio e argento. Miscela non si sa quanto ecologica, ma efficace e soprattutto sperimentata. In un paese in cui i fenomeni atmosferici sono estremi, la pioggia può diventare un vero problema. Se ne resero conto anche i leader del G8 l'estate scorsa a San Pietroburgo. Pioggia ha dirotto ovunque, tranne che sulle loro teste. Anche allora si vociferò che era stato merito degli aerei antipioggia. Adesso sappiamo che non era solo propaganda. La cosa più incredibile è che questa notizia, ribattuta dalle agenzie, riportata dai giornali, non ha suscitato la benché minima reazione nel mondo delle istituzioni. Ma quella che il Cremlino ha offerto in questa occasione è stata la totale, e tra l'altro sostenuta dalla gran cassa, ammissione di possedere in toto la tecnologia che le permette, attraverso una irrorazione chimica, di controllare il clima, di decidere se far piovere oppure no. Ma soprattutto, la cosa più importante è che sono stati resi noti, anche se soltanto in parte, quelli che sono i componenti di questa miscela chimica. Avete sentito, nel servizio il giornalista avanzava il dubbio, ecologica o no? Santa Croce, quella miscela fatta di argento e altri componenti di cui parleremo questa sera, quanto è ecologica? E certo non è ecologica, e vorrei sapere quante famiglie sarebbero contente di sapere che sulla loro testa vengono distribuiti sali di argento o anche sali di altri metalli pesanti, tipo ad esempio il bario. Il bario è un sale che ha capacità igroscopiche, quindi permette di assorbire l'acqua e di non far piovere. Di certo non è una situazione ottimale per la nostra salute. Ci vorrebbe un patologo o quantomeno un medico. Ma Marciano, quali potrebbero essere le cause, o meglio, gli effetti di questa miscela cosparsa su un essere umano? Intanto voglio aprire una piccola parentesi, perché nel servizio del TG1 c'è un errore che non so se sia voluto o meno. Comunque, menzionare l'argento non è corretto nel caso specifico per non far piovere, perché l'argento viene utilizzato per fare piovere. Quindi in quel caso lì sicuramente sono stati adottati elementi igroscopici, tipo, come giustamente diceva Santa Croce, i sali di bario o polimeri. Per esempio ci sono diversi brevetti, tra i quali per esempio il brevetto Cordani, Peter Cordani, è un brevetto che attraverso polimeri è possibile asciugare completamente un tifone, un temporale. E riguardo al discorso metalli, è molto semplice: i metalli non vengono identificati dall'organismo, il nostro sistema immunitario non identifica particolari elementi che a questo punto non vengono distrutti,
e che quindi entrando nel circolo sanguigno alla fine arrivano al cervello e di solito provocano... Cosa vuole dire? Che non possiamo prevedere quali saranno gli effetti diretti, ma possiamo soltanto aspettare quelli indiretti? Esatto, direi che questo argomento viene trattato con una estrema nonchalance da parte anche di quelli che sono gli organismi pubblici, proprio perché se un domani si avranno effetti sulla salute si hanno a tempo molto ritardato, quindi tra 10, 15, 20 anni, e a quell'epoca si potrà tranquillamente dire ah sì, però noi non lo sapevamo, o cose di questo tipo. Gli anticorpi non riconoscono i metalli o perlomeno aggrediscono un metallo, lo inglobano, lo fagocitano, però siccome il metallo non è distruttibile, quando il processo di fagocitazione assolve al suo compito, l'anticorpo si distrugge, si autodistrugge, e a questo punto ha portato in circolo il metallo in giro per l'organismo, che in realtà non è stato assolutamente distrutto dall'anticorpo stesso, che servirebbe proprio per combattere le sostanze estranee nell'organismo. Faccio l'avvocato del diavolo, Santa Croce. Diciamo che si tratta di una vera e propria sperimentazione, anche se a questo punto bisognerebbe dire che si tratta di una sperimentazione fatta a nostra totale insaputa e di conseguenza la bollerei comunque come indebita. Ma mettiamo caso che si tratti di una sperimentazione a fini benefici, con degli scopi positivi. A me sorge spontaneo chiedermi perché viene utilizzata per fare in modo che una manifestazione sulla Piazza Rossa si faccia e non viene utilizzata invece per fare in modo che un uragano catastrofico come Katrina non faccia le migliaia di vittime e le migliaia e migliaia di dollari di danni che ha provocato negli Stati Uniti. Lei un'idea se l'è fatta? Ma la mia idea è che in effetti vengano effettuati degli esperimenti climatici, cioè l'obiettivo di questi sorvoli, uno degli obiettivi a mio parere è proprio quello di controllare il clima, cioè essere in grado di provocare la comparsa di corpi nuvolosi e la successiva scomparsa. Sia a Milano che a Sanremo abbiamo assistito a questi fenomeni, per questo motivo ci siamo fatti questa idea. Sugli scopi, sugli utilizzi, chiaramente immagino che sia una situazione molto delicata poter effettuare questi cambiamenti climatici e di conseguenza, se vengono effettuati solamente in condizioni e in situazioni ben particolari. Indubbiamente, lo abbiamo sentito anche nel servizio che ha realizzato Marciano a proposito dei possibili scopi di questa tecnologia, e lo approfondiremo anche tra poco, ma lo abbiamo compreso anche attraverso il servizio del TG1 appena visto. Il coinvolgimento dei militari e della tecnologia militare appare incontrovertibile. Innegabilmente c'è da parte dei governi un utilizzo militare di questo genere di tecnologia. Fra poco parleremo del progetto RFMP, che è un progetto che riguarda la mappatura tridimensionale dei luoghi in cui si combattono guerre, gli scenari bellici. Ma come è possibile, secondo lei, Marciano, che questo genere di sperimentazioni avvengano anche su un territorio civile? Ah, innanzitutto bisogna che ci ricolleghiamo un attimo al discorso ARP, cioè un sistema di antenne che emettono grandi quantità, una potenza enorme di onde elettromagnetiche a bassa frequenza, e queste emissioni da parte della base ARP servono probabilmente, sono anche unite al discorso scie chimiche, che a loro volta aiutano a trasferire i segnali di queste microonde emesse in questa base posta a sud del Canada, e queste emissioni vengono ritrasmesse oltre l'orizzonte proprio utilizzando le scie chimiche, che contengono, appunto, abbiamo detto, elementi che hanno anche un'elevata elettroconducività. Sicuramente l'utilizzo di questi elementi può aiutare anche per altri scopi, perché visti i notevoli costi di un'attività del genere,
evidentemente gli interessi possono essere molteplici e quindi anche gli studi relativi alle irrorazioni chimiche possono essere tanti. Tra questi, il progetto RFMP prevede la elaborazione di dati in modalità tridimensionale di diversi territori, anche all'interno rispetto alla costa, e solo che con questo metodo si ottiene una mappatura completa del territorio attraverso l'utilizzo di elementi che, essendo molto elettroconduttivi, permettono di propagare il segnale è come se si spargesse attraverso queste sostanze una sorta di rete elettrificata sul territorio, sì, che trasmette un segnale vero e proprio, sì, un vero e proprio segnale che viene recepito e utilizzato per creare un modello tridimensionale del territorio. Esatto. Questo è uno strumento che, a mio modo di vedere, può avere un impiego bellico, molto più probabilmente. Molto probabilmente. Difficilmente civile. Sì, non si riesce a comprendere il motivo per cui sia necessario mappare intere aree attraverso questo sistema. Avranno i loro buoni motivi. E è anche curioso che spesso e volentieri, dopo giornate di intensa irrorazione, vengono avvistati elicotteri non identificabili, perché anche osservandoli con lo zoom appaiono senza contrassegni. Arriveremo anche a questo. Tra poco cercheremo di capire di che cosa si tratta quando parliamo di progetto RFMP e cercheremo di capire, facendo un passo indietro, quali sono per adesso le prove oggettive a questo fenomeno e quali sono i coinvolgimenti da parte delle istituzioni alla ricerca della verità. Questa sera ci stiamo occupando della questione scie chimiche. Vogliamo capire e conoscere, mossi solo ed esclusivamente dalla verità. Una verità che a gran voce chiedono anche le istituzioni, con interrogazioni parlamentari al Parlamento europeo, ma non soltanto, anche da noi in Italia, in modo trasversale, molti soggetti istituzionali chiedono un chiarimento. La prima interrogazione parlamentare che in qualche modo si è occupata della questione è stata quella del senatore Nieddu e ha avuto una risposta da parte del ministro Pecoraro Scanio. In quella interrogazione parlamentare si chiedeva chiarezza. L'ultima in ordine di tempo è quella del senatore Amedeo Ciccanti. Una interrogazione parlamentare che ha segnato, come dire, l'escalation della questione, perché in qualche modo nella sua interrogazione parlamentare il senatore Ciccanti in qualche modo dà per scontata la questione scie chimiche, dà per assodata l'esistenza di questo fenomeno. Al telefono con noi c'è il senatore Ciccanti. Buonasera, senatore. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. La ringrazio per essere intervenuto e per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Dunque, ha sentito la mia introduzione. La sua interrogazione parlamentare ha segnato un punto di svolta nella richiesta di verità sulla questione scie chimiche. Leggendo il suo documento sembra che venga data ormai per certa l'esistenza di questo fenomeno. Che cosa serve capire ancora? Ma innanzitutto il punto di svolta lo chiedo io nella mia interrogazione, perché finalmente il Ministero della Difesa faccia luce su questa questione, perché ci sono state da 10 anni a questa parte una decina di interrogazioni, ma tutte hanno avuto risposte vaghe, c'è troppa reticenza nelle risposte che sono state date. Io con questa ultima, nell'ordine di tempo, interrogazione, voglio fare un'operazione verità, perché chiedo al Ministro della Difesa e al Ministro della Salute se ci sono degli accertamenti sul grado di inquinamento dell'aria e soprattutto sulla pericolosità per la salute pubblica di questo inquinamento, e per quali ragioni vengono eseguite con queste caratteristiche tutte particolari di rotta, di quota, i voli, diciamo. Senta, senatore, io vorrei rimarcare la differenza che c'è
fra la sua interrogazione parlamentare e quella che l'ha preceduta del senatore Niedu, che era rivolta al Ministero dell'Ambiente, mentre nel suo caso lei si rivolge principalmente al Ministero della Difesa, dando per scontato che ci sono velivoli non identificati e forse neanche identificabili che rilasciano scie chimiche nei nostri cieli. Quello che lei si chiede, ho letto il documento, è quali possono essere anche ciò che produce questa composizione chimica sulla salute della gente, quali possono essere gli effetti. Lei si è fatta un'idea? Io un'idea me la sono fatta, ritengo che siano diciamo degli scarichi che aerei da trasporto fanno per missioni di carattere diciamo così commerciale, agricolo, quindi a parer mio diciamo sono residui di scarico di prodotti chimici per l'agricoltura. Però, senta senatore, qualcuno le ha mai dato del complottista per questa sua interrogazione parlamentare? No, mi hanno ignorato perché, come hanno ignorato tutti i miei predecessori, perché poi io non posso pensare che nei cieli italiani, abbiano questi fenomeni e la difesa non ne sappia niente. La difesa sa tutto, solo che la difesa non parla con la voce della verità e della chiarezza. Io vorrei che ci sia, non tanto per me, ma per tutti quelli che mi hanno via email mandato le proprie congratulazioni per questa iniziativa, dall'Umbria, dall'Abruzzo, dalla Campania, dalla Toscana, dal Veneto, dalla Sicilia, dalla Sardegna e dalle Marche. Le cito perché in ognuna di queste sette regioni si sono verificate scie chimiche che sono, come dire, diciamo delle scie come quelle che rilasciano gli aerei normali, solo che quelle bianche che si vedono nel cielo. Abbiamo parlato. Senatore, grazie per aver accettato di rispondere alle nostre domande, ma soprattutto io voglio ringraziarla per la sua ricerca di verità. Grazie. A voi, arrivederci. Avete sentito le parole del senatore Ciccanti? Testualmente, allora, riavvolgiamo un attimo il nastro, perché qualcuno a casa inizialmente potrebbe aver pensato: ecco, questi sono un manipolo di paranoici, complottisti, che non hanno meglio da fare nella loro vita che cercare nuove trovate per far paura alla gente. Beh, a dimostrazione che non è così, quello che avete appena sentito finire di parlare era un senatore della Repubblica. Un senatore che ha fatto delle domande circostanziate al Ministero della Difesa e al Ministero della Salute. E avete sentito cosa ha detto testualmente? Il Ministero della Difesa sa tutto. E ci leggo io, e non dice, e non parla. Ancora una volta, come spesso ci capita nella nostra trasmissione qui a Rebus, qualcuno sa e non dice. Primi commenti a caldo. Ma è palese che sta avvenendo qualcosa di incredibilmente grave. E certo, il senatore Ciccanti, come i senatori che l'hanno preceduto, qui ce lo conferma. Senza dubbio il Ministero della Salute quanto il Ministero della Difesa sono responsabili, non tanto per quello che sta accadendo, perché probabilmente hanno... Ma sono responsabili del fatto di non rispondere a domande, esatto, precise, anche domande come quelle che riguardano il progetto RFMP.
Sempre più spesso vengono segnalati elicotteri neri privi di contrassegni che evoluiscono sopra i centri abitati anche a quote relativamente basse. Gli elicotteri, dotati di strani congegni, sono osservati soprattutto dopo massicce irrorazioni chimiche. Molti si chiedono quali possano essere i motivi di questi voli in aree in cui non erano mai stati avvistati elicotteri militari. Compiendo ricerche nell'ambito della questione relativa alle scie chimiche, i cui scopi sono molteplici, essendo le chemtrails un'arma polivalente, crediamo di poter spiegare almeno una delle ragioni per cui questi aeromobili sorvolano spesso le zone urbane e rurali. Auf einem Radarschirm auf und waren ganz lange unerklärlich. Mittlerweile deutet alles darauf hin, dass ein Militärexperiment die Wolken verursacht hat. Und jetzt hat ein neues Gebilde offenbar Kurs auf NRW genommen. Was das bedeutet und welche Rolle geheimnisvolle Düppels dabei spielen, Pavis Khosravi verrät es Ihnen. Kampfjäger der Bundeswehr manipulieren unsere Wetterkarten. Diese Vermutung von Bonner Wetterfröschen ist jetzt bestätigt. Unheimliche Geisterwolken mit einer Länge von 350 Kilometern tauchen plötzlich auf den Radarschirmen auf. Allerdings nur auf dem Wetterradar. Einmal im Sommer 2005 und einmal im März 2006. Die Bundeswehr hat mittlerweile zugegeben, dass sie im März eine Luftkampfübung über Holland machte. Esiste un progetto della Marina Militare statunitense, denominato RFMP, ossia pianificatore delle frequenze radio di missione. RFMP è il nome di sistema dato ad un gruppo di programmi informatici. Uno dei sottoprogrammi nell'ambito di tale sistema è il VRTPE, che consente di osservare su un monitor il campo di battaglia in una configurazione tridimensionale. Il sistema RFMP dipende dai satelliti per ricavare e caricare le immagini del terreno di combattimento, per poi combinarle con l'immagine ripresa a terra, producendo così rappresentazioni tridimensionali. Il sistema RFMP funziona adeguatamente solo sull'acqua e lungo le linee di costa, ma non sulle masse terrestri, perché il radar, per poter operare al meglio, ha bisogno di condizioni atmosferiche particolari. I militari hanno risolto questo problema impiegando squadriglie di aerei che rilasciano nell'atmosfera una miscela di sali di bario, così da creare un canale per le frequenze radio. Ciò produce un ambiente adatto alla trasmissione di onde radio per il sistema RFMP-VTRPE. Ecco la tecnica alla base del progetto RFMP, che sfrutta l'effetto condotto prodotto dagli spray di bario ad alta conducibilità. Notare la differenza del segnale radio riflesso nel caso di effetto condotto e nel caso senza effetto condotto. Questa tecnologia è stata usata dalla Marina statunitense sia in Arabia Saudita sia in Iraq. Sembra quindi di poter concludere che gli elicotteri attraverso dispositivi ad hoc riprendono e registrano immagini tridimensionali del territorio. Vengono realizzate raffigurazioni tridimensionali delle regioni in cui precedentemente sono stati sparsi i sali di bario. Tali regioni appartengono al Nord America, all'Europa, all'Australia, all'Asia. Non vorremmo neanche prendere in considerazione la ghiacciante ipotesi di un teatro bellico mondiale. Tra poco continuerà la nostra ricerca di verità sul fenomeno scie chimiche. Ciò che ci muove questa sera è la ricerca di verità sul fenomeno e sulla questione delle scie chimiche. Abbiamo visto nel blocco precedente un servizio davvero inquietante che riguardava il progetto RFMP, un progetto che riguarda l'utilizzo di irrorazioni chimiche su scenari bellici per la creazione di mappe tridimensionali che permettano a velivoli, ma anche alla fanteria, ai soldati, di poter, come dire, giostrarsi meglio nello scenario di guerra. È una tecnologia decisamente militare, una tecnologia decisamente di impiego bellico, non civile. Ciò che teme chi sospetta che nei nostri cieli vengano rilasciate indebitamente scie chimiche e che in qualche modo queste sperimentazioni belliche abbiano ormai invaso anche il territorio civile.
non è soltanto il sospetto di un manipolo ristretto di persone, ma è il sospetto di un numero crescente, di giorno in giorno, di persone e soggetti istituzionali. Abbiamo sentito prima al telefono il senatore Ciccanti, che in una interrogazione parlamentare rivolta al Ministero della Difesa e al Ministero della Salute chiede chiarezza, chiede ai militari italiani di parlare e chiede al Ministero della Salute di capire quali possono essere i risvolti di queste scie chimiche sulla salute pubblica. Santa Croce, ha ascoltato il senatore, sì. Che idea si è fatta? Avrei un commento da fare su questa telefonata. Il senatore ha parlato di sostanze chimiche presenti negli scarichi degli aerei e vorrei precisare che la NASA ricorda nel suo sito e nei suoi informativi che le scie degli aerei sono innocue, cioè una scia di aereo è fatta solamente di ghiaccio. Quindi l'unico problema che può dare una scia normale è quello di offuscare il cielo e quindi di creare una sorta di effetto serra. Ma di per sé la scia di un aereo normale non contiene nessuna sostanza chimica. Di conseguenza le sostanze indicate dal senatore devono necessariamente essere espulse in un altro modo e quindi non insieme agli scarichi normali del motore. Non c'è dubbio che di qualunque tipo sia questo scarico chimico, se avviene ad insaputa di chi lo subisce, si tratta di qualcosa di indebito, si tratta di qualcosa che non dovrebbe avvenire, che non dovrebbe essere fatto. Marcello, che idea si è fatto di questa telefonata e anche dei risvolti, dei coinvolgimenti da parte della difesa e dei militari? Allora, il silenzio da parte delle istituzioni sicuramente è una delle tante dimostrazioni che qualcosa di strano sta accadendo nei nostri cieli. Perché se si trattasse della bufala, tra virgolette, tipo il coccodrillo nelle fogne, sicuramente si tratterebbe, cioè verrebbe affrontato in un modo differente. Non è la classica leggenda metropolitana, non è una leggenda che si può smentire in poco tempo. Non è una leggenda metropolitana, soprattutto perché cominciano ad accorgersene tante persone. Ovviamente queste attività sono sempre più incrementate sia notte che giorno, e quindi è quasi impossibile non accorgersi della differenza. Chi è abituato a osservare il cielo vede la differenza tra un cielo blu e un cielo bianco, anche perché non abbiamo detto che la copertura di questi continui passaggi da parte di questi aerei tankers crea degli effetti anche estetici, cioè visibili nel nostro cielo. Quindi o abbiamo una copertura totale con nubi artificiali, oppure abbiamo una copertura tramite un alone bianco pallido che copre tutto l'orizzonte e che poi spesso e volentieri alla sera ricade sotto forma di nebbia, che io definisco appunto nebbia chimica, perché anche in condizioni di umidità bassa abbiamo una visibilità limitata anche in città, come per esempio Sanremo, che era definita la città del sole e dei fiori, sembra molte volte peggio che Milano nella pianura. Allora, vediamo insieme come si fa a distinguere una scia sospetta. Uno degli elementi che ci può venire incontro è il fattore nuvole. Osservate questo Boeing 747. Si tratta di un volo sui cieli della Florida. Il velivolo sorvola un fitto strato di nubi. Questo tipo di nuvole, i stratocumuli, appartiene alla categoria delle nubi basse, ossia formazioni presenti a quote comprese generalmente tra i 1300 ed i 2400 metri circa. Tenete bene a mente questo particolare. Gli aerei di linea volano ad altitudini comprese tra gli 8000 ed i 13000 metri. Ciò è coerente con la probabilità di formazione di scie di condensa, ciononostante la possibilità che si verifichino le condizioni per la formazione dei contrails, umidità relativa, pressione e temperatura in relazione alla quota sono inferiori al 2%. Queste sequenze lo dimostrano ampiamente.
Il Boeing non lascia dietro di sé nessuna scia di condensa e si tratta solo di un esempio tra centinaia. Questo schema esemplifica in maniera chiara il tipo nonché la quota di formazione delle varie categorie di nuvole. Abbiamo notato nelle sequenze precedenti che le nubi basse sono sempre al di sotto dei velivoli ripresi. Ciò significa che quegli aerei sono ad altitudini di certo superiori ai 2400 metri e, come è normale che sia, non rilasciano alcuna contrail. Ora guardate questo tanker militare. Esso sorvola un'area abitata percorrendo il tratto di cielo al di sotto degli stratocumuli. Eppure il velivolo genera una scia persistente. È evidente che, data la quota e non essendo riscontrabili le condizioni per la formazione di scie di condensazione, questo aereo è impegnato in un'operazione di aerosol chimico. Quello che vedete non è vapore acqueo, ma una miscela di veleni. Ritornati. Dunque abbiamo aggiunto un altro elemento. Abbiamo cominciato all'inizio della trasmissione a porre le basi scientifiche per l'individuazione delle scie emesse da aerei sospette. Queste scie devono verificarsi al di sotto dei 7000 metri e abbiamo visto che questi casi ci sono. Queste scie devono essere persistenti. Lo abbiamo visto in questo servizio. La normale scia, quella che si forma normalmente, ha una dissolvenza in poco tempo. Le scie che noi consideriamo incriminate, invece, persistono a lungo nel cielo. Abbiamo bisogno di chiarimenti. Al telefono abbiamo Claudio Eminente, è un ingegnere dell'ENAC, il direttore delle politiche per la sicurezza e ambientali. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, ingegnere. Durante il corso della trasmissione, quindi, noi abbiamo cercato di porre le basi per l'individuazione di quelle che possono essere considerate scie sospette. Lei condivide questo identikit che abbiamo fatto, e cioè di scie che debbono essere create al di sotto dei 7000 metri, persistenti e debbono avere questa caratteristica quasi oleose, quasi dense, molto più dense di quelle che sono le scie normali di condensazione? Ma guardi, io non sono né un fisico né un biologo, per quello che risulta a noi come ENAC, come autorità, la formazione di queste scie che sono comunque caratterizzate dal gas di scarico degli aeroplani si formano sotto determinate condizioni di umidità, temperatura e pressione. Le faccio una domanda più precisa allora. Secondo lei un aereo che emette una scia persistente a quota 4000 metri sta emettendo una scia normale, una normale scia di condensazione? Allora, il discorso del persistente può andare benissimo così, perché le scie possono anche essere persistenti. E possono essere relazioni... possono verificarsi a 4000 metri? Ecco, questo io te lo dico. La relazione con la quota non gliela saprei dire,
Quello che posso dirle è ovviamente cosa che sapete già, che è legata a fattori di umidità e temperatura, per cui se queste condizioni di umidità, temperatura e pressione possono verificarsi anche a 4.000 metri sotto determinate condizioni in determinati periodi dell'anno, perché no? Comunque il persistere... Senta, in questo senso Santa Croce, che è un ricercatore fatto e finito, e lo dicono anche studi ufficiali, ci dicono che al di sotto dei 7.000 metri non possono essere sci di condensazione, tranne che in determinate aree geografiche, come in Alaska, in cui le temperature a meno 40 gradi permettono la condensazione anche a quote così basse. Abbiamo come dire, parlato anche di una interrogazione parlamentare fatta da un senatore della Repubblica al Ministero della Difesa e al Ministero della Salute per avere chiarezza. Quello che io voglio capire è, in questo... in questa questione, nella questione scie chimiche, l'ENAC che controlli e verifiche sta facendo? No, noi, allora, dal nostro punto di vista, noi ci occupiamo dell'applicazione delle normative nazionali e internazionali nell'ambito dell'aviazione civile, quindi diciamo che non entriamo nell'ambito dell'aviazione militare e comunque cerchiamo di far applicare questa normativa. E la normativa in particolare è quella che in questo periodo, per quello che riguarda le emissioni... Secondo lei questo fenomeno non coinvolge assolutamente l'aviazione civile? A quanto mi risulta no, direi che lo posso escludere categoricamente. Senta, qui con noi c'è Rosario Marcianò, che da appassionato ricercatore ha svolto alcune inchieste. Vi metto in qualche modo in contatto. Marcianò, sì. Che cosa ha da dire? Ma intanto... qui ho notato una piccola contraddizione, perché fino ad ora si è sempre detto che sono scie di condensazione provocate dall'aumentato traffico di velivoli civili per il trasporto passeggeri. Qui invece ci viene appunto spiegato che non si tratta sicuramente di aerei civili e si paventa l'ipotesi che si tratti di voli militari. Ora, supponiamo che si tratti di voli civili, come fino ad ora ci è sempre stato spiegato anche dal ministro Pecoraro Scanio. Se sono aerei civili, io vorrei sapere come mai, per esempio, in molte zone le rotte aeronautiche civili non corrispondono con le rotte di sorvolo di questi aerei chimici. È mai possibile che al controllo radar nessuno possa vedere e identificare questi velivoli? Che tra l'altro abbiamo osservato anche... Eminente, spesso qual è il suo riscontro a questo? Diciamo che sinceramente non capisco il commento, ma comunque quello che si può dire è che ha i cosiddetti contrails, cioè le scie di condensazione, non sono collegate con un aumento del trasporto pubblico, ma ovviamente sono legate a un fenomeno chimico e fisico che è la combustione e quindi la formazione dei gas di scarico e le condizioni atmosferiche in cui questi gas di scarico vanno a interferire. E questo è irrilevante ovviamente col fatto che ci sia un aumento, se non per un aumento del numero di possibili scie di condensazione. Senta, Eminente, secondo... lei crede o no alla possibilità che ci sia un fenomeno scie chimiche? Se è legato a un discorso di traffico civile lo escludo assolutamente. Per quello che riguarda l'aspetto militare non ne ho assolutamente informazioni, ma se dovessimo andare da un punto di vista tecnico sul perché gli aeroplani volano e come volano, questo è da escludere, ovviamente. Mi contraddica se sbaglio, deduco che l'ENAC non si sente in alcun modo coinvolto nella ricerca di verità sulla questione scie chimiche, riservandola esclusivamente ad un ambito militare, se mai dovesse esistere? Ho tradotto bene? Sì, in qualche modo sì, nel senso che noi ci sentiamo coinvolti sui fenomeni dell'inquinamento, ovviamente, come tutto ciò che succede e che sta succedendo in Europa con... Insomma, tutto quello che è sotto il vostro controllo è regolare, questo ci vuole dire, giusto? Esattamente, per quello che riguarda i gas di scarico, le cosiddette scie chimiche, sì. Lei è al corrente che nell'interrogazione parlamentare, l'ultima in ordine di tempo, quella di Amedeo Ciccanti, si parla di analisi del CNR
che hanno riscontrato bario e Santa Croce, mi venga? Sali di alluminio. E sali di alluminio in percentuali enormi e consistenti nel territorio italiano e che probabilmente, anzi sicuramente sono state rilasciate da velivoli. Poi, come giustamente dice lei, bisogna vedere se militari o civili. È al corrente di questo che c'è un risvolto pesantemente ambientale di questa vicenda? Di questo aspetto non ne sono a conoscenza, dell'interrogazione parlamentare di cui faceva riferimento prima del senatore Nieddu, sì, ne sono a conoscenza. Insomma, fino a che non ci sarà una prova concreta dell'esistenza di questo fenomeno, mi sembra di capire che lei e anche l'ENAC rimanete scettici, giusto? Giusto. Ingegnere, la ringrazio per aver partecipato alla trasmissione e per aver risposto alle nostre domande, grazie. Di niente, arrivederci, buona serata. Avete sentito la posizione dell'ingegnere Minente? È una posizione che direi per certi versi anche comprensibile. È una posizione dichiaratamente scettica che aspetta una prova concreta e definitiva sull'esistenza del fenomeno prima di potersi pronunciare. Quello che non torna fino in fondo è fino a che punto l'ENAC possa ritenersi responsabile nella ricerca di verità su questo fenomeno. Marciano, che cosa ne pensa? Ma un ente che dovrebbe essere preposto al controllo dei voli dovrebbe perlomeno affrontare l'argomento con una energia, una responsabilità diversa. Ci appare strano che ai radar non risulti niente, anche perché... Eminente l'ho detto, per quanto ci riguarda nel volo civile non appaiono coinvolgimenti. Di quello che succede nell'ambito militare non vedo, non sento, non parlo, come giustamente deve essere. Non è la sua competenza, non è il suo territorio. Certo, però anche il Ministero della Difesa fa la stessa considerazione. Cioè il Ministero della Difesa, come anche il Ministero della Sanità, dicono che si tratta di aerei civili e che queste scie che noi vediamo in maniera sempre più esponenziale sono viste in questo quantitativo perché è aumentato il traffico civile. Santa Croce. A mio parere abbiamo di fronte due verità. Una verità che riguarda le nostre osservazioni sperimentali, cioè noi osserviamo il cielo e osserviamo delle anomalie, cioè delle situazioni di presenza di scie che non corrispondono alla normalità, a quello che dovrebbe essere una scia. Dall'altra parte abbiamo i radar che dicono è tutto normale. A questo punto una delle due verità è sbagliata. Credo che Santa Croce abbia riassunto con estrema sintesi ed estrema lucidità qual è la situazione corrente. Da una parte persone come voi e tanti altri che si occupano della ricerca di verità che riscontrano oggettivamente che c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che va approfondito. La vostra intenzione viene sorretta anche dalle istituzioni e dalle interrogazioni parlamentari come quella di Ciccante, perché dicono testualmente, diteci la verità. Di fronte a tutto questo si moltiplicano le istituzioni che in qualche modo se ne lavano le mani. Si lavano le mani della questione scie chimiche. Grazie a Massimo Santa Croce e a Rosario Marciano per essere stati qui con noi durante...